Si avvicina il galeone della società Topone, la nonna fra le società partecipanti al carnevale di quest'anno, con i suoi 40 anni di milizia. I Toponi non vincono dal 1966. Sono quindi protesi alla conquista della vittoria che da troppi anni sfugge di mano. Sono topponi feroci che vanno all'arrimbaggio con lucida determinazione, ma conservano lo spirito giusto e di giusto entusiasmo di loro tradizionali. Io sono dei topponi, Dicevo che il carro è composto da due figure centrali che rappresentano entrambe la società Topponi. La prima maschera è una barca in cattive condizioni che tuttavia riesce a navigare e a portare felicemente a compimento le imprese. La seconda esprime la gioia e l'allegria che scorrono all'interno della società come il sangue nel corpo umano. Le due figure centrali sono contornate da tante altre che rappresentano i pirati pronti all'arrimbaggio, animati dal desiderio di prevalere sugli avversari, che nella fattispecie sono simboleggiati dal coccodrilli lacrime e dalle striscianti piscioni. Quello dei toponi è sicuramente un carro dal soggetto molto originale e quindi unico. Come originale e unica la società, la stessa che non ha preso nel corso di tanti anni di attività la particolarità di partecipare in modo sportivo, non vincolando la sua presenza ai suoi successi. Grazie. No! È una frecciatina che l'abbiamo sentita. Ma quanti sono? La mano di Capitan Uncino. Topponi! Siamo riusciti a strappare il microfono ai topponi, Arrivano i topponi, stanno per entrare alla piazza. Ragazzi, squillano le trombe, arrivano i topponi. 40 anni di carnevale. Prima amore e prima e l'ultimo sarai e beh, oh vita, ai 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 ai. Sì, sì, oh. Intanto vi ricordiamo, signori, che l'amplificazione è fornita, come al solito, da tutti gli anni dalla ditta Salani di Cento. Sentite che voce squillante, eh? Eccola. Intanto nel balcone del municipio abbiamo il sindaco e il vice sindaco affacciati alla finestra. Allora, signori, abbiamo, come ho detto prima, il sindaco, signor Cannelli, e il vice sindaco, dottor... Allora... Tu sei il capo? No, grazie, via!
Mi hanno detto che non è poi bello questo carro, non è bellissimo. Oh, ma l'ha detto sei! Ma l'ha detto! È un disastro! Rossini! Signori! Siamo tutti dentro Poli, siamo tutti dentro Poli, siamo tutti dentro Poli, siamo tutti dentro Poli, c'è un aggregato, via, via, cos'è questa roba? Eccola qua. Sono i bambini che vengono avanti, i bambini della società. Popoli, in vita i popoli, forza! Questo è un gemellaggio tra la società dei Toponi, Pirati e Casaciot. Eccolo qua, signori, mi hanno detto che poi sulla torretta c'è un ospite, però aspettiamo a dirlo quando è qua vicino, vogliamo farvi soffrire un po', c'è un ospite di basket, basta, non dico niente, Allora, signori, c'è l'allenatore della Vite d'Oro 100 Basket. Forza! Trevisan! Sul carro c'è Trevisan. Siamo venuti qua per combattere, forza, tutti insieme. Ehi là, ehi, signori, stanno arrivando ancora. C'è la macchina tra poco. Attenzione, signora, non si uccide per un pallone, mi raccomando, non è successo niente. Attenzione, attenzione a quello, arriva, arriva ragazzi, eccolo qua, vai, vai, vai con lo sacchiotto, forza, forza, per essere tutti.
basta che ci siamo. Cristina Spinelli, vai con i toponi! Bambini, se non smettete chiamo Cristina D'Avena, sta arrivando Cristina D'Avena adesso. Allora, sta arrivando la macchina presidenziale con sopra Tasi, la maschera per antonomasia, il re del carnevale, Ivano Manservisi, patron della manifestazione, e l'ospite di oggi, Pippo Paolo. Pippo Baudo! Eccolo qua Pippo Baudo, signori, lasciate un po' di spazio. Ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto un giro molto divertente, grazie a tutta la città di Cento, ai cittadini di questa città, agli ospiti di questa città, grazie per l'accoglienza, veramente molto calorosa, molto divertita, molto affettuosa. Pensate, se la vedesse Katia Ricciarelli così, eh? È vero? Se ti vedesse Katia Ricciarelli così. Ne vorrebbe uno anche lei. Io ho capito perché si è messo questo in testa, eh? Perché mi hanno detto che passa il tempo. Così.